Tragedia della strada questa mattina a Taranto a perdere la vita un vigile urbano. Ne parliamo dopo i titoli. Incidente mortale a Taranto, muore un vigile urbano. Xylella, apertura dell'Unione Europea al reimpianto degli ulivi non infetti. Il consigliere regionale Borracino chiede l'attivazione di un percorso di ricollocamento per gli ex dipendenti della Cementir. I pescatori del Salento a pesca di immondizia. Bentrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Apriamo con una notizia di cronaca. Un vigile urbano di 49 anni, Marcello La Gioia, è morto questa mattina in seguito ad un tragico incidente stradale verificatosi in via Magnaghi a Taranto all'altezza dell'incrocio con via Acton nei pressi del comando della polizia locale. L'uomo era in sella al suo scooter quando è rimasto coinvolto, per motivi tutti ancora da chiarire, in uno scontro fra tre mezzi, tra cui un SUV e un autobus. Immediatamente soccorso e trasportato in ospedale a bordo di un'autoambulanza del 118, il vigile urbano è deceduto poco dopo per le gravi lesioni riportate. Indagini in corso per chiarire la dinamica del terribile sinistro ed accertare le eventuali responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Manduria hanno arrestato in flagranza di reato Cosimo Iunco, 34enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, detenzione illegale ed alterazione di arma comune da sparo. In casa del pregiudicato i militari hanno trovato, occultati all'interno di alcuni cassetti della cucina, 35 grammi di marijuana e 4 di hashish. Inoltre, in un mobile posizionato nel garage attiguo l'abitazione c'era un fucile calibro 12 con canne e calciolo tagliati, con matricola a brasa completo di 25 cartucce del medesimo calibro, il tutto sottoposto al sequestro. Iunco è stato portato in carcere come disposto dal PM di turno. Attesa per il prossimo 19 giugno l'autorizzazione dell'Unione Europea al reimpianto degli ulivi resistenti alla xylella fastidiosa. L'Unione Europea mostra un importante segnale di apertura nei confronti della tutela del patrimonio pugliese in termini economici quanto paesaggistici costituito dagli ulivi e dice sì al reimpianto nelle zone non infette dalla xylella fastidiosa di due varietà di olivo risultate resistenti al batterio, ovvero Leccino e Favolosa. Un traguardo raggiunto grazie alle battaglie condotte a Bruxelles dalla Regione Puglia e dalle associazioni agricole in primis. La Commissione Europea non ha opposto ostacoli alle quattro richieste avanzate dalla delegazione italiana e presenterà una proposta di modifica della decisione di esecuzione numero 789 del 2015 da sottoporre all'esame e al voto nel Comitato Fitosanitario del 19 giugno. Le richieste riguardano appunto il reimpianto degli olivi nella zona infetta, la protezione dall'abbattimento degli alberi monumentali non infetti, l'esclusione dell'applicazione della termoterapia per tre cultivar di vite e la riduzione della fascia tampone da 10 a 5 km per le nuove aree di protezione. Si aprono così spiragli di futuro per un territorio gravemente compromesso sul fronte produttivo e paesaggistico e per gli agricoltori senza reddito da 3 anni, commenta il presidente di Coldiretti Puglia Gianni Cantele, che aggiunge che sta per essere messa a punto la piattaforma di crowdfunding ambientale utile a sostenere gli olivicoltori che a proprie spese hanno già avviato l'attività di sperimentazione e reimpianto che diventerà patrimonio comune della Puglia. Pur accogliendo positivamente la notizia, l'eurodeputata tarantina del Movimento 5 Stelle Rosa D'Amato commenta: «Non vorrei che sul filo Puglia-Bruxelles qualcuno abbia lavorato e stia lavorando ad un business dei reimpianti sulla pelle degli agricoltori». In attesa dell'autorizzazione ufficiale prevista, come detto, per fine giugno, D'Amato chiede che le autorità competenti, dalla Regione alla Commissione Europea, stanzino ulteriori aiuti economici per il settore in un momento così delicato. Approvata ieri la legge regionale volta a contrastare l'abbandono dei suoli agricoli, che secondo Coldiretti potrà rappresentare un volano di sviluppo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.
In Puglia, oltre 3 giovani su 10 sceglie di fare impresa in agricoltura e le giornate di lavoro in cui sono impegnati i lavoratori agricoli tra i 20 e i 40 anni sono quasi 5 milioni, quasi la metà rispetto al totale di 11-12 milioni di giornate lavorative l'anno, pari al 15% del totale nazionale. Dal ritorno degli immobili dismessi e delle terre pubbliche agli agricoltori che le coltivano potranno così nascere nuove imprese o in alternativa essere ampliate quelle esistenti, dato che il 50% delle imprese agricole già esistenti condotte da giovani chiede la disponibilità di terra in affitto o l'acquisizione, da prevedere ora appositi incentivi. Va avanti il processo sul presunto disastro ambientale causato dall'Ilva di Taranto. Prossime udienze dopo quelle del 15 e 16 maggio, il 30 e il 31 maggio. La Corte d'Assise ha ascoltato nei giorni scorsi, fra gli altri, gli allevatori. Nella sua deposizione anche Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink, l'associazione che già nel 2005 lanciò l'allarme diossine, che nel tempo ha realizzato diversi dossier sull'elevato inquinamento causato dalle emissioni industriali, ha detto che i cittadini di Taranto per molti anni non hanno saputo di vivere in un ambiente contaminato dalla diossina, un inquinante altamente cancerogeno che può anche modificare e danneggiare il DNA che i genitori trasferiscono ai figli. In relazione alla vertenza dello stabilimento Cementir di Taranto, per la quale 47 lavoratori dal 22 dicembre scorso sono stati collocati in cassa integrazione, il consigliere regionale di Sinistra Italiana Mino Borraccino ha chiesto all'assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo se esistano le condizioni per poter convocare un incontro con la task force regionale per l'occupazione. Dopo aver scongiurato il licenziamento per questi lavoratori, ad oggi però non è stato ancora avviato alcun programma formativo finalizzato alla loro ricollocazione. Si tratta, scrive Borraccino, di percorsi formativi propedeutici alla rioccupazione spettanti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali che vivono in aree di crisi industriale complessa come appunto quella tarantina. Immigrati e gestione sanitaria, ne ha parlato l'ASL di Taranto in un congresso svoltosi a Sorrento. L'ASL di Taranto è stata presente al 22esimo congresso nazionale organizzato a Sorrento dal 13 al 16 maggio scorsi dalla FADOI, la Società Scientifica di Medicina Interna, una 4 giorni di studi, approfondimenti, confronti e contributi scientifici che hanno visto la partecipazione di oltre 2.000 medici ospedalieri provenienti da tutta Italia sui temi della medicina interna. L'ASL di Taranto ha portato il proprio contributo all'evento nazionale con la relazione Immigrazione a Taranto, da città di accoglienza Centro Hub, presentata dal direttore sanitario dottoressa Matilde Carlucci e discussa dal dottor Salvatore Lenti in posizione di comando presso il reparto di medicina interna dell'ospedale San Marco di Grottaglie, nonché componente dell'esecutivo nazionale della FADOI. La relazione, dai contenuti insoliti rispetto alle argomentazioni più trattate dagli internisti, è stata incentrata sull'esperienza svolta nel Lab di Taranto e il sistema di governance di accoglienza e di assistenza sanitaria e intervento di prima cura messo in atto per fronteggiare gli arrivi dei flussi migratori. Nella relazione è stata descritta la strategia dell'ASL tarantina nell'organizzazione sanitaria sperimentata in circa 2 anni di accoglienza nell'hotspot nell'ambito delle operazioni Mare Nostrum prima e Triton Frontex poi. Per fronteggiare l'emergenza umanitaria e sanitaria e definire le linee strategiche operative per l'accoglienza e la prima assistenza degli immigrati è stata costituita un'unità di crisi afferente alla prefettura, formata dall'ente locale, dalle autorità della Marina Militare, dall'ASL, dalla Questura, dalle associazioni di volontariato e dai centri di accoglienza, che ha consentito di monitorare ciò che accadeva dopo ogni sbarco e di provvedere alla risoluzione di criticità. Grazie alla partecipazione diretta e in loco dei referenti aziendali è stato ridotto il numero degli accessi nei pronto soccorso in corrispondenza degli sbarchi, nonché quello dei ricoveri distribuiti all'interno della rete ospedaliera aziendale. Inoltre sono stati ottimizzati i percorsi ospedale-territorio, ospedale-centri di accoglienza fino alla dimissione.
Domani, 18 maggio, nell'auditorium del Padiglione Vinci della Santissima Annunziata di Taranto alle 8.30 sarà inaugurato un corso di formazione organizzato dal Tribunale per i diritti del malato, rete di cittadinanza attiva dal titolo Il fenomeno della violenza sulle donne e il ruolo del pronto soccorso, rivolto al personale sanitario, psicologi, psichiatri, assistenti sociali e degli ospedali e del territorio. Il percorso si articolerà in 3 giornate, 18, 26 maggio e 9 giugno, e vedrà l'alternarsi di relatori con cultura ed esperienza in tema di violenza. La community La Pesca in Mare con la FIPSAS Puglia darà il via il 21 maggio ad una iniziativa nazionale in 5 tappe sul territorio pugliese, 12 su quello nazionale, atta a sensibilizzare e promuovere la tutela del territorio costiero e del mare. I pescatori e chiunque voglia dare il proprio supporto all'iniziativa potranno unirsi agli appuntamenti che vedono come prima protagonista per la prima volta in Italia proprio un'area marina protetta, quella di Porto Cesareo a Lecce. Qui verranno puliti ben 3 punti, tra cui il cuore dell'area marina protetta e l'isola dei Conigli, Sant'Isidoro e Punta Prosciutto. In contemporanea si svolgerà lo stesso evento a Taranto, dove l'ASD Martin Pescatore Fishing Team FIPSAS è coorganizzatrice dell'iniziativa. Fra gli altri, importante anche il ruolo di Plastica Qua, associazione che sul territorio ha spesso dato il via ad iniziative di sensibilizzazione come questa, come anche l'Endas Taranto. Il ritrovo dei partecipanti sarà alle 8.30 presso il Lido Azzurro, zona Fiume Tara. Durante la mattinata sarà presente anche un banchetto dell'associazione di volontariato Onlus Arcobaleno nel Cuore. Venderanno le t-shirt per ricavare i fondi da destinare al reparto di pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Venerdì 19 maggio alla libreria Ubic in via di Palma a Taranto alle 18 il circolo UAR di Taranto presenta la conferenza dibattito dal titolo Il fine vita e l'inizio della stagione dei diritti, un argomento di grande attualità anche alla luce del DDL sul testamento biologico già licenziato dalla Camera dei Deputati a larghissima maggioranza che prossimamente approderà in Senato per la votazione finale. Relatori della serata sono 2 elementi di spicco dell'associazione Luca Coscioni, Mina Welby, co-presidente, e l'avvocato Sergio Tatarano. Chiudiamo con una notizia di sport, conferme e nuovi colpi di mercato della Rosa Giocatori che andrà a disputare il prossimo campionato di promozione. Prendono il via con la prima ufficializzazione dell'attaccante Sergio De Tommaso nel Martina Calcio in maglia biancazzurra anche per la nuova stagione. Nel corso della sua carriera De Tommaso ha già regalato 3 promozioni, compresa quella della scorsa stagione, e tante gioie alla tifoseria martinese. Fiero rappresentante della maglia bianco-azzurra nella stagione 1999-2000 in Serie D, nel 2010-2011 dall'eccellenza al salto nuovamente in D e nella stagione 2011-2012 che sigillò il ritorno tra i professionisti. L'attaccante classe 80 conferma fortemente la sua volontà di continuare a giocare per il Martina Calcio guidato da Pietro La Carbonara. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.